Senza lo che la riforma della sanità si rischia di tornare indietro con un danno enorme per le casse della regione. Il PD di Bassano è ai consiglieri regionali, chiediamo di mantenere l'ULS che fa riferimento a questo territorio. Pretendono di bere gratis e al no del barista lo aggrediscono con delle mazze di ferro. Messa in sicurezza ed efficientata la scuola primaria di Travettore, risparmi sull'energia del 30%. Fermato dalla polizia locale, scambiato per un pusher, 25enne era a caccia di Pokémon vicino alla stazione. Parte con il tutto esaurito la partita a scacchi di Marostica, si replica sabato e domenica. Mentre fa rifornimento scoppia il camper su cui viaggiavano, feriti i coniugi di Campo San Piero. Buonasera telespettatori, in apertura di telegiornale la sanità. Senza la riforma il danno per le casse della regione sarebbe enorme. Sentite tutti i dettagli nel nostro primo servizio. Considerato che ogni direttore generale costa circa 150.000 euro, potete bene immaginare quanto andrà a pesare sul bilancio della sanità nominare 21 direttori generali. Sono 3.150.000 euro l'anno e questo solo per i direttori generali. Se si contano poi le nomine per ogni ULS di direttore sanitario, direttore amministrativo e direttore sociale che prendono uno stipendio da 100.000 euro, lo spreco arriva a sfiorare i 10 milioni di euro. Stiamo parlando solo dei soldi spesi per i dirigenti, bisogna mettere in conto poi anche il costo futuro di tutta la macchina amministrativa e, alla faccia della spending review, quelli già spesi per stampare e distribuire gli emendamenti presentati dai consiglieri regionali. Piccola cosa rispetto al resto, per carità, ma comunque da registrare nella nota spese. Insomma, senza la riforma sanitaria il danno per le casse della regione e soprattutto per i cittadini sarebbe enorme. La deadline è per fine anno. Poi la Giunta dovrà per forza di cose rinnovare i vertici delle attuali 21 aziende sanitarie del territorio. Beffa delle beffe, considerando che è già in vigore la nuova normativa, i 21 direttori generali verranno nominati da Roma, con il rischio concreto che in Veneto arrivino personaggi che hanno portato sull'astrico la sanità delle regioni del sud. Insomma, è arrivato il momento di accantonare gli interessi politici e personali e pensare al bene della collettività. La scelta che abbiamo fatto di portarli a 9 è ovviamente per rendere la macchina della sanità molto più efficiente, ma soprattutto perché creando 9 ULS e l'azienda zero, i direttori generali in questa maniera si occuperanno solamente della sanità dei cittadini e non di tutti gli aspetti amministrativi che saranno poi delegati all'azienda zero. Quindi è una riforma che guarda i prossimi 20 anni della sanità di questo territorio in maniera intelligente, ma soprattutto garantendo cure di qualità al territorio veneto. Ed oggi c'è stata la netta presa di posizione del PD sulla vicenda dell'ULS di Bassano. Anche il Partito Democratico della zona bassanese, nel momento in cui in regione si sta dibattendo sulla proposta di legge di riforma della sanità in Veneto, interviene a difesa dell'ULS pedemontana. In adeguamento all'attuale situazione economica e sociale del paese, affermano i segretari di circolo della zona, chiediamo ai consiglieri regionali del Veneto di mantenere l'attuale ULS che fa riferimento al territorio bassanese. Le caratteristiche di questo territorio, continuano, necessitano il mantenimento dei servizi relativi ai bisogni essenziali. Questa zona poi possiede quei 400.000 abitanti che potrebbero essere il criterio per la riorganizzazione del nuovo sistema sanitario veneto. La pressione, con il passare dei giorni, aumenta. Un segnale chiaro e forte ora i cittadini se lo aspettano anche da parte di deputati e senatori che fino a questo momento sono rimasti nell'ombra. Pochi gli esponenti politici nazionali che si sono espressi chiaramente sull'ULS di Bassano, tra questi il senatore Giorgio Santini. In particolare c'è il tema del rapporto col territorio ed è un punto sul quale bisogna trovare delle soluzioni condivise. Ecco, noi per il momento non possiamo dire altro, c'è un problema probabilmente anche dentro la maggioranza, però discutendo in Consiglio regionale vanno trovate le soluzioni più vicine ai bisogni dei cittadini. E a Travettore la messa in sicurezza della scuola primaria. Gli interventi del cappotto per quanto riguarda l'aspetto esterno, sull'aspetto interno abbiamo sistemato l'antifondellamento, per cui un aspetto strutturale importante per quanto riguarda l'aspetto sismico. Parola di sindaco,
In questa scuola, così come nelle altre di Rosà, i bambini possono star tranquilli. Da 3 anni stiamo intervenendo impegnando l'80% delle risorse comunali sulle scuole, prima di tutto perché crediamo che le scuole siano un punto soprattutto di cultura, ma soprattutto anche di insegnamento importante per il futuro. E naturalmente per fare cultura, per fare insegnamento, bisogna andare dei locali, soprattutto a norma, perché è molto delicata. A Rosà abbiamo le strutture che sono totalmente a norma. Lunedì, al suono della prima campanella, i bimbi, a differenza di altri plessi scolastici nella nostra regione, entreranno in classe in una scuola pronta e ristrutturata. Con 1.600.000 euro, finanziati al 70% dalla regione, sono state adeguate ed efficientate tutte le scuole del territorio comunale. L'ultima, in ordine di tempo, la primaria di Travettore, spesi 400.000 euro. Dal punto di vista energetico si risparmierà circa il 30%. Abbiamo portato la scuola in classe B, per cui abbiamo tutte le scuole di Rosà praticamente a norma sotto l'aspetto sismico, ma anche sotto l'aspetto soprattutto ambientale. Ennesimo furto all'Ipertosano di Cassola. Da tempo le guardie giurate attive all'interno del negozio tenevano d'occhio una quarantenne dell'Est Europa che si aggirava furtivamente tra le corsie. Oggi è stata colta in flagranza. Uno dei vigilantes l'ha seguita per 1 ora e mezza. Lei, come se niente fosse, ha aperto e svuotato nella borsetta diversi generi alimentari. 50 euro di merce. È arrivata alle casse, ha pagato quanto c'era nel carrello, 70 euro di spesa, e si è rivolta poi verso l'uscita. Ma qui la guardia giurata l'ha fermata, le ha fatto aprire la borsa davanti al direttore Stefano Zuglian, trovando l'area furtiva. È stata consegnata agli agenti del commissariato di polizia, nel frattempo avvertiti, e per lei è scattata la denuncia. E siamo ora invece andiamo a Teze, dove un barista è stato minacciato con una spranga di ferro da 2 nomadi ubriachi. Momenti di panico. L'altra sera in una birreria di Tezze sul Brenta, 2 individui alterati dall'alcol, armati di una spranga di ferro, hanno minacciato il titolare del locale se non avesse servito loro da bere gratis. I 2, un 50enne e un 17enne, ben noti agli inquirenti e già protagonisti di simili casi, hanno iniziato a minacciare di picchiare il proprietario, di distruggergli la macchina e il locale. Completamente ubriachi, si sono rivolti anche contro i dipendenti e i clienti. Fortunatamente nessuno di loro si è fatto intimorire, la coppia è stata trattenuta sino all'arrivo delle forze dell'ordine. E non è la prima volta, dicevamo, che i 2 creano scompiglio nella birreria Tedarota. In altre occasioni avevano rovesciato i bidoni delle immondizie proprio davanti al bar. Ora il titolare sporgerà denuncia per minacce. E sull'altopiano scatta la polemica legata ai mercatini e agli ambulanti. Asiago, la battaglia del sindaco contro gli ambulanti abusivi in città coinvolge ora anche quelli regolari che temono di essere penalizzati. Il presidente provinciale di ANVA Confesercenti, Davide Pasquale, ha diffuso un comunicato con il quale accusa l'amministrazione di voler colpire anche gli ambulanti regolari che frequentano il capoluogo dell'Altopiano. Eppure, si legge nella nota, abbiamo attività riconosciute e registrate secondo le normative regionali e nazionali. Otteniamo dai comuni regolari concessioni per l'utilizzo dei posteggi nelle aree pubbliche di mercato, per l'utilizzo delle quali paghiamo un canone annuo stabilito dalle amministrazioni. Otteniamo inoltre, conclude Pasquale, regolari autorizzazioni dagli stessi comuni per la vendita dei prodotti, anche alimentari, un iter laborioso e per nulla facile. L'associazione degli ambulanti non ha gradito il passaggio del primo cittadino pubblicato nei giorni scorsi, dove si diceva che si vigilerà sul rispetto delle norme igieniche e di etichettatura. E ci spostiamo a Thiene, dove una pattuglia di polizia locale è stata impegnata in un'operazione antidroga. Thiene armeggiava in macchina nel parcheggio della stazione ferroviaria cittadina. Un 25enne è stato intercettato e fermato da una pattuglia di polizia locale impegnata in un'operazione antidroga sul territorio. Pensavano fosse un pusher e invece era un cacciatore di Pokémon. Il giovane di Schio si è giustificato dicendo appunto che era a caccia nel parcheggio vicino allo scalo merci e ha mostrato come controprova il cellulare con il bottino di Pokémon appena catturati. Durante la stessa operazione la polizia locale ha intercettato e segnalato al prefetto 2 giovanissimi. In tasca avevano 4 grammi di hashish. E a Marossica parte alla grande il servizio scolastico di carpooling auto di gruppo. Già formati 22 equipaggi, tutte le informazioni nel sito del comune.
Marostica, nuove modalità per il trasporto scolastico e il pagamento della mensa. Due novità, a cominciare dal servizio di carpooling auto di gruppo. Grazie a una campagna informativa rivolta ai genitori degli alunni, sono 22 gli equipaggi già formati, ma sono numerose le altre famiglie che si stanno organizzando in tal senso. Uno o più genitori, infatti, mettono a disposizione il proprio veicolo per portare a scuola, oltre ai propri figli, anche qualche compagno, con il fine principale di ridurre i costi del trasporto e il numero di veicoli in circolazione. Contestualmente è stato ridotto il numero delle linee e degli autobus. Tutti i plessi scolastici verranno comunque serviti solo con orari e percorsi diversi che ad oggi sono da considerarsi in via sperimentale e provvisoria. Altro servizio sostenuto dall'amministrazione, dove possibile, il pedibus, che segue le linee tradizionali di Vallonara, Marsan e delle scuole del capoluogo. Pagamento elettronico invece per la mensa scolastica. I buoni pasti si potranno acquistare o presso i rivenditori o tramite pagamento MAV o ancora con bonifico bancario. E restiamo sempre a Marostico, dove ieri si è tenuta la prima della partita a scacchi con personaggi viventi. L'opera di Yoko Ono, un telo di 530 metri quadri con la scritta Dream, sogno, ha ricoperto la piazza Castello e ha dato il via ufficiale all'edizione 2016 della partita scacchi a personaggi viventi di Marostica. Sold out da 4.000 persone alla prima della manifestazione, in replica anche stasera e domani in duplice spettacolo alle 17 e alle 21. Sempre suggestiva la storia, che risale al 1454, ai tempi della Serenissima Repubblica di Venezia. Il castellano Taddeo Parisio, per evitare lo spargimento di sangue, decise di concedere in sposa la propria figlia, la bella Leonora, al giovane che avrebbe vinto una partita al noviziogo degli scacchi. Ad aggiudicarsi la mano della fanciulla, Vieri da Vallonara, con lo scacco matto del pedone sul re dei bianchi su neri. Coreografia spettacolare per la regia di Maurizio Panici, in un tripudio di colori, figuranti oltre 600 tra sbandieratori, popolani, musici, danzatrici, uomini d'armi e nobili, culminando al tradizionale incendio del castello. E a San Zenone si prospetta un settembre ricco di appuntamenti tra mostre d'arte, biciclettate, feste natura all'Oasi San Daniele e passeggiate per le colline del paese. San Zenone tra cultura, arte e paesaggio. Si inizia domani, domenica 11 settembre, dalle 10 alle 19, con Oasi in Festa all'Oasi Naturalistica San Daniele, per trascorrere una giornata in armonia tra laboratori creativi, visite guidate, fattoria degli animali, biblioteca verde, meditazione e una biciclettata alle 11 e alle 16, sino a Villa Rubelli per visitare la mostra d'arte dedicata proprio al paesaggio. Il 25 settembre torna la quinta edizione di Passaggiando nella terra degli artisti, gusto, arte e natura, 8 km di percorso. È una passeggiata che si sviluppa però nei siti dove gli artisti dell'Ottocento e del Novecento hanno realizzato le opere più belle. Quindi il tema è il paesaggio di San Zenone, delle nostre colline, ed è un tema che poi ritroviamo nella mostra che quest'anno abbiamo allestito nella Villa Rubelli. Abbiamo pensato di mettere insieme tutte le opere fatte da quei pittori che si pongono lungo il percorso della passeggiata e ritraggono appunto le scene di questi luoghi. Al piano superiore di Villa Rubelli, dove è allestita la rassegna pittorica sino al 23 ottobre, spazio dedicato proprio ai grandi dell'Ottocento che hanno immortalato su tela il paesaggio di San Zenone, che ha come immagine rappresentativa un'opera di Noè Bourdignon. Rappresenta la sua via vista dal giardino di casa sua. La via è ancora esattamente così, quindi si vede il nostro paesaggio, paesaggio che non è cambiato per nulla. La mostra raggruppa 88 autori, il Bourdignon è stato quello che ha iniziato il tutto, quello che invece che ha dato la mossa effettiva è stato il Vol Ferrari, attraverso il quale le sue opere sono andate vendute in Italia e all'estero, e i suoi colleghi hanno capito la bellezza di questo territorio e sono venuti qui per realizzare i loro quadri. Ed ora spazio alla vostra solidarietà di Rete Veneta. I doni della natura, ma anche i doni che piovono come sorprese inaspettate, la macchina della solidarietà del Banco di Rete Veneta è davvero sempre in funzione. Si tratti di coltivare frutta e ortaggi nell'orto di Sant'Artemio o di accogliere quanto mani generose offrono. Questi scatoloni contengono generi di prima necessità che ci sono stati donati dall'Istituto Canossiano di Treviso, che per noi sono molto importanti per i veneti schiacciati dalla crisi. E un particolare ringraziamento a madre Antonia e a madre Fanny.
Il Banco Alimentare di Verona è chiuso fino al 20 settembre. Il cibo scarseggia e allora quello arrivato dalle suore canossiane ha permesso di riempire di nuovo gli scaffali. E poi c'è il gesto che non ti aspetti. Stamattina ho sentito che bisogna del caffè e mi devo portare qua. Quindi Mirella chiede e... Sì, sì, è quello che si può fare, c'è fatto. Direi la soddisfazione è questa. Grande, perché come vedete la gente capisce quando ho veramente bisogno, sa che se chiedo è per dare ai nostri nonni, il caffè è importante, io non so come ringraziarti Alfonso, so che anche tua moglie è molto vicina a queste storie, perciò grazie di cuore. Prego, grazie. Prego. Fuori nell'orto solidale, volontari al lavoro per la raccolta dei fichi. È stupenda, anche quest'anno abbiamo i fichi che sono super e li portiamo al Banco Solidale di Rete Veneta. La gente viene a prenderseli e si li gusta come l'altro anno. Quest'anno è super, abbiamo lavorato anche quest'anno per qualcosa. Stiamo raccogliendo i fichi, ce ne sono di molte qualità e anche molto buoni. La prossima settimana c'è la seconda fierita, ne portiamo altrettanti e forse anche di più, perché vedi, sopra ce ne sono una infinità, basta venire qua, avere il tempo e raccoglierli e donarli. Coniugi di Campo San Piero feriti nell'esplosione del loro camper. Si fermano per fare rifornimento, il camper esplode, feriti marito e moglie che abitano a Campo San Piero. Tragedia sfiorata ieri pomeriggio a San Floriano lungo la statale Alemagna Vittorio Veneto nel Trevigiano. I due coniugi, 75 anni lui, 71 la moglie, si erano fermati nell'area di servizio della API per far riempire il serbatoio di gas. Improvvisamente la deflagrazione, le lingue di fuoco si sono alzate altissime fino a raggiungere la pensilina della stazione di servizio, lambendo i serbatoi dell'area di servizio, facendo temere un'esplosione devastante. Il gestore è corso a prendere un estintore per spegnere il rogo in attesa dell'arrivo dei pompieri. La donna era completamente avvolta dalle fiamme. Si trova ricoverata in prognosi riservata al centro Grandi Ustionati di Padova, dove è stata trasportata con l'elisoccorso. Il marito è stato dimesso già nella serata. Lievemente intossicati il gestore dell'impianto di rifornimento, un 75enne e un dipendente. Completamente distrutto il camper, danni ingenti al distributore. I vigili del fuoco sono intervenuti questa mattina verso le 7 lungo la strada per Campodoro a Villafranca Padovana per lo scontro tra due autovetture. Una Fiat 500 al cui interno si trovava una coppia di fidanzati rimasti feriti ed una Opel Corsa finita fuori dalla carreggiata. È stato il conducente della Opel rimasto illeso a chiamare il 118 e prestare i primi soccorsi ai due giovani. Le cause dell'incidente sono al vaglio della Poestrada di Padova. Ora invece siamo allo sport. Impresa del Bassano ad Ancona, i giallorossi hanno vinto la partita di questo pomeriggio imponendosi per 2-1 in trasferta, quindi una vittoria arrivata con una grande rimonta. In attesa degli altri match della giornata, ora il Bassano è primo in classifica. Siamo al termine del nostro telegiornale, quindi diamo uno sguardo alla programmazione di questa sera, quindi ci sarà il documentario a partire dalle 21.05, il diario dei soldati. Domani invece vi ricordo alle 9 Santo Rosario a seguire la parola del Signore, alle 10 la Santa Messa dal Santuario di Motta di Livenza, 14.10 da Formazione Nord-Est, 15 la replica del documentario il diario dei soldati, 17.45 Agricoltura Veneta. Ora vi lascio le previsioni del tempo per domani, vi ringrazio dell'attenzione, arrivederci. Le previsioni per domani. In pianura cielo da sereno a poco nuvoloso, con qualche nube in più nelle ore pomeridiane sulla fascia pedemontana. In montagna in prevalenza soleggiato al mattino, in seguito nuvolosità irregolare alternata a schiarite, con maggiori addensamenti sulle Dolomiti. Precipitazioni assenti in pianura, sulle zone montane probabilità bassa di locali rovesci da metà giornata. Temperature senza variazioni di rilievo, salvo un lieve calo sulle zone montane nei valori massimi.